Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi sono qui per provare finalmente questi pannelli solari. Quindi oggi ci andiamo a fare una specie di recensione, chiamarla grande recensione. Comunque non so manco se si possa chiamare recensione. Comunque facciamo un test. Ho già girato il camper perché comunque lo andremo ad attaccare direttamente alla batteria servizi. Anche se questa qui è una batteria classica di avviamento, perché quella motore è quella lì, quella servizi è questa qui. Poi andrò a cambiare con una GM o in futuro poi vedremo con una litio. Allora, adesso facciamo il collegamento dei pannelli solari. Comunque hanno anche i piedini di stazionamento, possiamo dire così, e l'inclinazione a 45-30 gradi. Adesso no, dovrebbe essere inclinato comunque a 45 gradi o a 30, vabbè, quello che è. Comunque ha praticamente una maggiore resa. Colleghiamo comunque l'uscita dei pannelli solari con l'entrata dei regolatore di carica positivo e negativo. Adesso praticamente i suoi attacchi veloci, gli attacchi rapidi, e poi in questo caso comunque ci sono già gli attacchi positivo e negativo, però non arriverebbero alla batteria servizi, quindi usiamo anche la prolunga. Praticamente colleghiamo l'uscita sempre positivo o negativo, comunque è molto semplice, c'ha i suoi attacchi abbastanza rapidi. Uscita positivo negativo sempre, eccoli qua. Adesso colleghiamo al positivo e al negativo della nostra batteria. Positivo che in questo caso si trova a destra e negativo che si trova a sinistra. Allora colleghiamo poi il negativo al polo negativo e il positivo al polo positivo. Allora abbiamo collegato comunque tutto abbastanza semplicemente, cioè è veramente facile, quindi è un kit anche a portata di tutti per chi praticamente anche non ha manualità praticamente zero. Comunque non è il mio caso, però vabbè, per spiegarvi comunque. Allora adesso andiamo a vederci un pochetto che cosa segna il regolatore di carica. Allora, qui il regolatore di carica segna 14.1 volt. Dovremmo essere già carichi perché questa batteria comunque servizi era già carica. Ci ho camminato parecchio anche con l'alternatore, però comunque era per farvi vedere comunque il funzionamento. Ecco, 14.2. Comunque è buona, la resa è buona oggi, comunque c'è un sole che non è male. Sono le 2.42 di pomeriggio, quindi le 14.42, con un sole che comunque è buono. Cioè il sole comunque ancora è buono, e la resa comunque dei pannelli solari è buona perché comunque stando a questa inclinazione, comunque quando andranno montati sul tetto non verranno con questa inclinazione, magari riusciremo a trovare un modo, ma veramente difficile. Allora, in questo caso comunque ci stanno le varie opzioni. Tenete 2 secondi, 1, 2, cioè le varie impostazioni, e possiamo andare a vedere quanto è l'amperaggio in entrata. 3.2 A. Comunque è così basso perché praticamente abbiamo la batteria quasi pienamente carica. Adesso sta a 14.4 V. Quindi ragazzi, praticamente allora, se io iniziassi adesso ad accendere comunque tutte le varie utenze, praticamente avendo quasi le batterie pienamente cariche, allora praticamente si abbasserebbe ovviamente la tensione, si alzerebbe l'amperaggio. Però comunque è un test comunque molto veloce che abbiamo fatto, ne andremo a fare comunque altri in varie comunque situazioni, magari un pochetto più nuvolose, in giornate comunque con meno sole, da vedere comunque, spingere comunque al limite questo kit di pannelli solari. Comunque ci ritroviamo con un regolatore di carica. Scusate, vi poggio un attimo perché qui sono stanchissimo pure io, questo braccio. Però comunque questo primo test molto veloce di questo pannello solare è molto interessante. Ovviamente ci troviamo con un kit molto economico, da meno di 50 euro, 49,90, con un regolatore di carica che sicuramente sarà una cinesata, molto semplice, vale veramente poco. Però comunque voglio vedere dove possa comunque arrivare al suo limite questo pannello solare, e per capire se veramente è una spesa che può andare bene, se volete una cosa economica, o comunque una ciofeca proprio che non valga proprio niente. Quindi oggi comunque, avendoci anche le batterie quasi pienamente cariche, adesso sono andato a ricontrollare, segna 2.9 A in ingresso. Comunque si è un pochetto leggermente abbassata la tensione in ingresso, l'amperaggio in ingresso, quindi
veramente di poco, però comunque dipende pure dal sole. Poi adesso ci stanno un po', comunque si sta abbassando, quindi era un attimo per capire. Oggi non era proprio un test da fare, quindi magari questi giorni vedo un pochetto di staccare proprio il pannello solare. Lo faccio scendere di parecchio comunque la carica di questa batteria servizi, che comunque è una batteria classica di avviamento, e per vedere comunque quanto tempo ci mette a ricaricare in varie situazioni, che sarebbe un test molto interessante da fare. Comunque andrò a fare vari viaggi, quindi anche nei viaggi vedremo varie situazioni di cosa può fare questo kit pannello solare. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici, con chi vi pare, e per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao e alla prossima.